Non sempre si può vincere. E ieri sera all'Elland Road il Leeds United vince meritatamente 2-0 contro lo Sheffield United nella sera del record di George Baldo. I ragazzi non hanno retto perché si contano solo due occasioni. Per lo Sheffield United una per tempo, la prima di Hammer col tiro bloccato da un difensore e Meslier tranquillamente blocca e poi sull'1-0, no, ancora sullo 0-0, il tiro di Arblaster al volo su cross di Shackleton, se ricordo bene, no, di Gilchrist, appena entrato, messo fuori dalla difesa, Arblaster arriva, controlla e tira, un po' come contro il Norwich, ma stavolta la palla finisce fuori, il gol di Struijk al 60esimo, o al 70esimo, su calcio d'angolo, ma Leeds, ragazzi, anche nel primo tempo ha avuto le sue occasioni, una parata da Cooper sul tiro di Aronson e poi su un errore dello stesso Cooper con i piedi, Pirlo mette fuori e gol di Struijk, appunto, l'olandese, il difensore centrale olandese, capitano del Leeds. Sfugge alla marcatura di Vinicius, forse, mi ricordo. Gira sul primo palo, Cooper può solo guardare. E poi nel tentativo mai riuscito di pareggiarla, la squadra si sbilancia. E al 91esimo arriva il 2-0 di Joseph, Matteo Joseph. Sidi Pek non può vincere il contrasto fisico. E Cooper non può far nulla in uscita, anche perché Joseph anticipa l'uscita con la conclusione in scivolata e niente, non è successo niente, si è persa l'imbattibilità, questa è solo la notizia, ma quest'anno la Championship sarà equilibratissima, lo abbiamo visto oggi ieri, perché Leeds ritorna su Sunderland Sheffield a quota 19, ripeto, è vero, sul campo lo Sheffield sarebbe primo e sarebbe stato ancora primo, però 19-19-19 e oggi giocano tutte le altre, Middlesbrough che ha 18 o 17. Il West Brom a 17, quindi se vince può andare a 20 e superare tutti. Ragazzi, il livello di questa Championship è qualcosa di incredibile. Occhio all'Oxford che è decimo in classifica, ma sta battendo ferro e niente. Forse l'unica cosa che si rimproverano i ragazzi è non aver proprio giocato la partita in un'atmosfera come quella dell'Elland Road, molto calda, ragazzi, molto calda, e non sono riusciti ad onorare George Baldock. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, qui da me è tutto, ripeto, mettere like e iscriversi e mettere la campanella è totalmente gratis, ci mettete un secondo, forse a condividerci,
ci mettete un po' di più. Fatto sta che è tutto gratis. Grazie per la visione e noi ci vediamo su TikTok. E beh, niente, peccato, ma non facciamo drammi.